Eccoci qua, buonasera a tutti. Voi direte, ma cosa si è messi al convitto nazionale? Semplicemente ci siamo inventati questo, e cioè vi portere, per presentare la scuola, vi porteremo in giro per la scuola. Vi porteremo in giro per la scuola in questo modo. Prego signora, vada dentro, le spiegano tutto. Sì. Ecco. Siamo in diretta, quindi questo succede nelle dirette, e che fa capire anche la qualità del lavoro che facciamo. Benissimo, ma a questo punto non ci rimane che nella parte superiore, vedete, e questa parte poi verrà chiusa perché diventerà proprio il luogo d'accoglienza delle famiglie. Stiamo entrando nella scuola, a questo punto ovviamente ci mettiamo in sicurezza. E questa scuola accoglieva fino a pochi giorni fa 1250 studenti. Vedete, la scuola è perfettamente attrezzata e arredata per una collocazione in sicurezza dei ragazzi. Vedete, tutta la segnaletica che permette alla scuola di lavorare in sicurezza. Allora, noi abbiamo soprattutto licei, anzi esclusivamente licei, e abbiamo il liceo artistico, il liceo scientifico e il liceo coreutico. Quindi in questo momento io mi sto spostando e cercheremo di entrare nel vivo di alcuni indirizzi. Intanto però vi dico una cosa molto 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 importante. Una cosa molto importante, che da sabato 21 voi potrete venire nella nostra scuola, i licei annessi al convitto nazionale, e che cosa troverete a scuola? Troverete gli insegnanti, troverete tanti ragazzi e ragazze che permetteranno a tutti coloro che vengono di conoscere i vari indirizzi. In questo momento, vedete, io sto entrando nella oreficeria. Ora, questo non sembra un laboratorio, sembra una vera e propria azienda. Questo fa capire come la nostra scuola, specialmente negli indirizzi di liceo artistico, pur essendo un liceo, è una scuola estremamente pratica. Diciamo, abbiamo cercato di rappresentare una scuola dove sia importante tutta la parte liceale, e quindi dare una preparazione di base ai ragazzi molto molto significativa e molto importante. Dall'altra parte abbiamo una forte prevalenza legata proprio alla parte pratica. Quindi un liceo, ma che specialmente nelle settori di liceo artistico è estremamente professionalizzante. Questa è un'aula tipica. In tutte le aule ci sono o delle LIM o dei monitor interattivi, quindi i ragazzi e le ragazze lavorano anche da un punto di vista tecnologico ad alto livello. In questo momento, vedete, nella classe erano state approntate tutte le segnaletiche per il distanziamento, in modo che i ragazzi potessero lavorare in sicurezza. Quindi abbiamo visto il laboratorio d'oreficeria e ci siamo resi conto di un aspetto importante di questa scuola, che è un liceo, e quindi una scuola che dà una preparazione di base importante, ma anche una scuola dove la parte operativa, la parte riguardo ai lavori, è molto diciamo implementata. Vedete, questi sono dei lavori fatti dai ragazzi, vedete che bellezza. Questa è sempre la sezione gioiello, e tra l'altro nella sezione di gioiello, vedete, un'altra cosa bella della nostra scuola è che gli indirizzi tra di sé collaborano. Vedete, qui abbiamo dei gioielli e dei costumi. Design della moda e costume teatrale, un altro indirizzo importante, tra un po' vedremo il laboratorio, ma in forte sinergia con la sezione di
oreficeria, design del gioiello e dell'accessorio, quindi abbiamo degli abiti e dei gioielli improntati sugli abiti stessi. La scuola, vedete, è grandissima, è spaziosa, è moderna, anche questo è un aspetto importante, perché una scuola così luminosa, così spaziosa, dà proprio l'idea di una scuola accogliente, voglio dire, è esperienza comune di tutti i giorni che se noi andiamo ed entriamo in un luogo bello, in un luogo accogliente, anche da un punto di vista psicologico sicuramente ci stiamo più volentieri. Questa scuola l'abbiamo pensata anche come una scuola che racconta se stessa, quindi già percorrendo i corridoi noi ci rendiamo conto dei tanti attività, tanti lavori che vengono fatti in questa scuola. Vedete, tutti questi pannelli, tutta la scuola, raccontano quello che negli anni questa scuola ha fatto, oltre che a volte dare spazio a una galleria di lavori dei ragazzi molto curiosa. Questa mostra, questa galleria, ha il titolo Mostriamoli. Mostriamo i mostri, quindi un gioco di parole anche divertente. Abbiamo visto le LIM, ma per dire, nella scuola ultimamente abbiamo messo anche questi monitor interattivi per tutte le classi, proprio a significare la modernità del lavoro in questa scuola. La scuola è cablata, cioè vuol dire che abbiamo il cavo di rete collegato alle attrezzature multimediali. Ecco, qui abbiamo un laboratorio di informatica, addirittura ne abbiamo 5, eccolo qua, ne abbiamo 5 in questa scuola, sono tutti nuovi, tutti moderni, tutti dotati di sistemi operativi e di software di ottimo livello. Vedete, qui ci lavorano non solo le classi di design del gioiello, di design, scusate, di multimediale e di grafica, e lì ovviamente è normale, è quasi naturale che ci lavorino le classi del multimediale e di grafica, ma nei laboratori di informatica poi di fatto ci vanno tutti gli studenti. Benissimo, tutti gli studenti. Quindi io continuo qui a salire, qui ci sono delle altre aule e qui c'è un altro laboratorio importante, e questo è un laboratorio di informatica, ma è soprattutto dedicato al multimediale e alla grafica. Guardate che spettacolo, abbiamo tutti Mac dotati del software, della suite di Adobe 5, se non sbaglio. Vedete, quindi un ambiente di apprendimento di altissimo, un ambiente di apprendimento di altissimo livello. Però visto che siamo qui, siamo un po' contro sole. E allora no, qui siamo contro sole. Dopo vi faccio vedere una cosa importante, perché poi la nostra scuola cerca di lavorare e si distingue non solo per l'attività didattica ordinaria, ma per tutta una serie di idee e iniziative un po' sui generis. Mentre stiamo guardate, stare, ripeto, in un ambiente bello è un'altra cosa. Poi tra l'altro vi voglio far notare queste barre, qui si vede una panoramica, ora non mi voglio troppo sporgere, una panoramica della scuola. Quelle barre, se avete visto, sono delle barre antisismiche. Questa scuola, specialmente questa parte di qua, noi la chiamiamo l'ala nord, è un'ala completamente a un livello molto, molto alto. Vedete, qui abbiamo queste barre. Stavo dicendo che mentre mi muovo e mentre vi dico, quindi, gli indirizzi di questa scuola sono 3. Le sezioni di liceo artistico, e abbiamo visto il laboratorio di design del gioiello, abbiamo visto il laboratorio di multimediale, abbiamo visto il laboratorio di grafica, vedremo più avanti tutti dei laboratori di arti figurative
e arti figurative e architettura. E tra un po' vedremo anche i laboratori di moda e i laboratori di stampa. Qui c'è un ambiente molto bello dove i ragazzi vengono a fare discipline plastiche, non mi veniva, le discipline plastiche, vedete? Questo è un ambiente molto particolare, molto grande. Cioè, ragazzi, venendo in questa scuola lo recupereremo. Quindi vi dicevo, liceo artistico, questa è la prima peculiarità e caratteristica della nostra scuola. Qui ci sono dei calchi in gesso, vedete, molto particolari. Però adesso vi voglio portare a vedere, ecco qua, tutta la parte della sezione moda. Qui abbiamo altri laboratori di informatica. Mentre cammino e vi porto giù, vi dirò che gli altri due, ecco qui c'è un altro, mentre ci siamo, ecco, di qui si vede bene. Allora guardate, non so se vedete, questo è il resede interno della nostra scuola. Come vedete è un cantiere. Quando voi verrete a trovarci, perché noi oggi facciamo la presentazione della scuola, ma dal 21 di novembre e poi il 28 e così via, con un calendario che voi vedrete sul sito www.artiarezzo.it, ecco, poi vi spiegherò bene cosa succederà in quei giorni, probabilmente questi lavori li vedrete avanzati. Ebbene, come scuola siamo riusciti finalmente a attivare dei lavori, perché in questo resede interno, con un'esperienza che credo sia unica come scuola di Arezzo, come scuola della provincia di Arezzo e così via, creeremo un resede interno con impianti sportivi, giardini e degli ambienti ricreativi per i ragazzi, recuperando anche tutta la parte dei marciapiedi che forse vedete laggiù in fondo, a scopo ricreativo e a scopo didattico per quanto riguarda tutta l'attività motoria. È un impegno di spesa molto alto, però credo che in questo modo noi ancora una volta come scuola dimostriamo che abbiamo a cuore non solo tutta la parte curricolare, ma anche tutto un approccio all'approccio proprio all'apprendimento di tutto ciò plastico e di tutto ciò che è complementare proprio alla crescita del ragazzo. Ci stiamo avviando nella zona della moda, eccoci qua, questi sono sempre dei corridoi, vedete anche qui molto spazioso. Entriamo nell'aula in una dei tanti laboratori di moda. Caso no, sembra un laboratorio, una sartoria. Vedete, ci sono le macchine per cucire, ci sono i manichini e anche qui ovviamente abbiamo la LIM, quindi un ambiente dove anche in questi tavoli molto grandi, vedete, i ragazzi, le ragazze, tante ragazze, ma anche i ragazzi lavorano in modo approfondito. Perché guardate, l'esperienza nei nostri licei, che come vi ho detto prima, sono fortemente collegati al mondo del lavoro, porta a tanti ragazzi ad acquisire delle competenze che poi possono spendere in maniera diretta proprio nel mondo del lavoro. Qui un'altra parte, c'è un vecchio telaio, ovviamente noi non lo usiamo, ma fa capire anche tutta quella che è la storia della nostra scuola. Guardate che bello anche questo piccolo telaietto. Qui ci avviciniamo nella parte finale dell'ala nord e qui abbiamo un altro ambiente molto particolare, molto colorato, che è il laboratorio di stampa. Vedete? Qui i ragazzi e le ragazze lavorano per stampa sui tessuti. Se verrete a trovarci ancora il 21 novembre, il 28 novembre e così via,
Il calendario è sul sito www.artiarezzo.it. Dentro questo laboratorio, come dentro tutti gli altri laboratori che avete visto e che vi farò vedere, troverete un docente, troverete dei ragazzi, degli studenti, e troverete il modo anche voi di provare, ma se no anche altri laboratori. Tra l'altro, vedete, qui ci sono delle prove per fare delle sedie utilizzando delle stoffe che colorano gli stessi studenti. Tra l'altro, di queste sedie è pieno la scuola, perché noi vogliamo che all'interno della scuola soprattutto ci siano le sedie fatte dai ragazzi. Qui abbiamo, ecco, qui abbiamo invece uno dei laboratori linguistici. Accendiamo la luce. Ecco qui. Vedete? Laboratorio linguistico. Di laboratori linguistici ne abbiamo tre nella scuola. Abbiamo tre laboratori linguistici, e nei laboratori linguistici si svolgono molte delle attività del liceo internazionale. Vedete? Noi abbiamo il liceo scientifico, in questo caso sono, vedete, Mosca 2018, Brasil. Abbiamo degli indirizzi di liceo scientifico dove si cura la parte della internazionalizzazione dei percorsi e dove si studia o il cinese o il portoghese brasiliano, il russo o lo spagnolo. Qui siamo arrivati allo snodo, questa è la sala professori, ma guardate che bellezza tutte queste sedie, vedete? Cioè, nella sala professori i nostri professori hanno queste sedie, e voi direte vabbè, la bellezza, la cura della bellezza e dei particolari, un po' come facciamo a casa, no? È fondamentale, vedete? Quindi tutte le sedie, guardate che bellezza qui, e la cura con la quale noi cerchiamo di tenere la nostra scuola. È una scuola che parla di sé, e lo dicevo prima, come quando entra in un'abitazione e vede tutte le cose a posto e pensa che il padrone di casa e la padrona di casa ci tenga. Qui abbiamo il termoscanner, vediamo che cosa mi dice, proviamo un po', non lo so, cosa mi dice? Va bene, sono a posto. Ho capito, procedo. Benissimo, e qui stiamo andando liceo artistico, qui i ragazzi fanno disegno dal vero, fanno disegno geometrico, e ci spostiamo nella parte su, perché finora abbiamo parlato soprattutto del liceo artistico, va bene? Abbiamo parlato soprattutto del liceo artistico, anche se abbiamo accennato qualcosa al liceo scientifico internazionale, ma tra un po' approfondirò la questione del liceo scientifico, perché verrete con me nell'ala sud, abbiamo percorso per ora l'ala nord e l'ala ovest, ma tra un po' andremo nell'ala sud, ma qui diciamo abbiamo una scuola grandissima, ecco, abbiamo il laboratorio del liceo coreutico. Cos'è il liceo coreutico? Il liceo della danza. Quando il 21 o il 28 di novembre, in questo bellissimo ambiente, vedete che spettacolo, in questo bellissimo ambiente, da sabato 21 novembre, 28 e così via, con un programma e degli orari che troverete sul sito www.artiarezzo.it, potete sperimentare delle attività di liceo coreutico. Cos'è il liceo coreutico? Il liceo coreutico, come il liceo artistico, è un indirizzo di studio dove chi lo frequenta ha la sicurezza di avere una base culturale importante, perché studia all'interno di un liceo, ma può continuare a coltivare una passione importante e bella come quella della danza o come quella dell'arte. Vedete, qui è bellissimo gli specchi, e poi scusate se è poco, e qui abbiamo un mezza coda, qui abbiamo un pianoforte
a mezza coda, perché chiaramente voglio dire, le ballerine e le danzatrici non possono non danzare in un ambiente così bello, un ambiente così bello, senza avere della bellissima musica. Beh, un piccolo intermezzo musicale ci voleva, se no che trasmissione noiosa. E poi vi sto facendo venire anche il mal di mare, e questo mi perdonerete, ma è una cosa che ci siamo inventati oggi proprio per farvi vedere la scuola. Quindi, liceo coreutico, quindi un liceo, ma dove i ragazzi e le ragazze possono continuare a coltivare la loro grande passione. Quindi, liceo artistico, liceo coreutico. E adesso ci spostiamo in ala sud. Se la connessione, se a un certo punto non mi vedete più, vuol dire che è andata via la connessione. Vi volevo far vedere tutta la scuola, ma non ce l'abbiamo fatta. Concludo, perché non vi voglio lasciare così senza una conclusione. Noi stavamo parlando, vi volevo portare di là a far vedere tutto lo spazio del liceo scientifico. Liceo scientifico, scienze applicate, liceo scientifico ad indirizzo internazionale, sia quadriennale che quinquennale, e il nuovo indirizzo di liceo scientifico col potenziamento delle materie scientifiche in lingua inglese, il liceo scientifico STEM. Bene, io concludo, perché a questo punto non rischiamo di tornare di là nell'altra ala, dove una volta persa la connessione poi non si riprende. Voglio concludere ringraziando tutti coloro che hanno visto questo intervento, e con i genitori e le famiglie che sono presenti ora all'interno della scuola gli dedicherò altro tempo, potranno continuare a visitare la scuola, ma soprattutto do appuntamento a tutti, mi rimetto la mascherina, mi sto avvicinando alla zona dove ci sono tutti, vi do appuntamento tra 15 giorni, sabato 21, poi sabato 28 novembre, secondo il calendario che trovate su www.artiarezzo.it, e in quell'occasione potete trovare studenti e docenti all'interno dei laboratori del liceo artistico, del liceo scientifico e del liceo coreutico, per conoscere non solo la nostra scuola per quello che l'abbiamo conosciuta oggi, ma anche tutti i vari indirizzi in maniera pratica. Potete vedere cosa si fa nel laboratorio di moda, di multimediale, di coreutico, di cinese, di scientifico, eccetera. Quindi io vi ringrazio, mi scuso per l'inconveniente, ma quest'anno in questa situazione abbiamo fatto salti mortali per dare il massimo, e non tutte le ciambelle riescono col buco. Bene? Bene, grazie a tutti. Qui, ecco, si è bloccato? Cosa succede? Vediamo un po', si è bloccato. Perché non vi voglio lasciare. Ecco, vedete, qui in diretta vediamo i genitori e le famiglie che stanno vedendo questa diretta. Benissimo, allora io concludo e vi saluto, e vi do appuntamento il 21 di novembre per poter veramente conoscere a fondo tutte le caratteristiche importanti della nostra scuola. Vi saluto, vi ringrazio e mi scuso nuovamente per l'inconveniente,
però voglio dire, questo è un anno particolare e abbiamo cercato comunque di fare. Ciao a tutti, ci vediamo il 21 novembre qui in questa scuola. Sito www.artearezzo.it. Arrivederci a tutti.